Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video degli acquisti naturali del mese in collaborazione con Piccoli Canali Power. Siamo un piccolo gruppo, Piccoli Canali. Giù nell'info box trovate i link di tutti i colleghi, i miei colleghi che fanno parte di questo gruppo, e se anche voi volete partecipare il gruppo è aperto, basta che ci scriviate e niente. E vi inseriamo in questo gruppo. Ho ripetuto gruppo e vabbè, insomma, sono un po' fusa oggi. Comunque, partiamo con gli acquisti naturali del mese. Allora, ci sono dei prodotti che non ho acquistato io, ma che mi sono stati inviati dal sito Dalla Natura. Vi lascio giù nell'info box il link del sito. Tra l'altro il sito mi ha dato un codice sconto che sarà valido fino al 31 di dicembre, quindi io ve lo lascio scritto, non è un codice sconto di quelli, cioè, non ci prendo niente, ve lo lascio, insomma, se volete acquistare qualcosa così avete lo sconto. Che cosa mi è stato inviato? Mi è stato inviato una crema corpo dopo sole di BioEarth. Io non ho provato il dopo sole di questo marchio, ho provato solamente la crema solare protezione 50, che non mi era piaciuta perché era proprio un pastone, quindi vediamo questa. Io per ora non l'ho utilizzata perché non sono andata al mare, sono andata al mare 3 volte e basta quest'anno. Poi una crema per il viso con protezione 30, questa qua. Quindi ho anche la protezione solare per il viso, che io in realtà penso, questa cremina qui, di aprirla ormai il prossimo anno, perché tanto l'estate si può dire che è quasi finita e mi dispiace se no farlo andare a male. Poi mi hanno inviato il Siero Viso Anti-Age Idratazione Intensa, questo qua, che è da 5 ml, sempre di BioEarth. Tutti i prodotti sono del solito marchio, mi sono scordata di dirvelo. Poi una maschera viso anti-age idratazione intensa, che questa vediamo un po' com'è, perché quella purificante non mi era piaciuta. Proviamo questa e poi vi farò sapere le differenze che ci sono, se ci sono. Ed infine un integratore, che è la Spiruviva, 100% alga spirulina. È un integratore che dà tono ed energia. Tra l'altro io volevo utilizzarlo questo qua, perché effettivamente non so se per via delle medicine che prendo, della cosa, della malattia che ho, dormo praticamente tutto il giorno e poi la sera vado al lavoro. Quindi volevo prendere questo integratore, appunto capitava proprio a pennello, ma non l'ho ancora preso perché devo andare dal dottore e chiedere se posso prenderlo, un po' perché appunto non so se ha delle controindicazioni o che, e poi anche per sapere se con le medicine che prendo questa qua magari causa delle reazioni, non lo so. Ad esempio il pompelmo, io con le medicine che prendo non posso mangiarlo, quindi vediamo, insomma, chiedo al dottore e poi vi farò sapere. Poi passando alle cose di cibo, ho acquistato una tisana a freddo, questa qua di Pompadour alla mela e sambuco. Questo, mi piacciono tantissimo le tisane a freddo. Sono pratiche, sono veloci, sono buone e dissetano, rinfrescano, quindi ottimo. E basta prendere un bicchiere d'acqua, acqua presa dal frigorifero, mettere la bustina di infuso, aspettare 5-10 minuti e berla, quindi velocissimo. Non è male, si sente la mela e niente, mi piacciono molto anche quelle di L'Angelica. Comunque anche queste non sono male. Poi altre due cose mangiarecce: uova fresche biologiche granarolo. Allora, intanto queste me l'ha comprate mamma, si capisce per due cose: uno, granarolo, e non compro quasi niente di questo marchio; due, sono 4 uova, non sono 2 come al mio solito. Infatti una l'ho buttata perché mi era andata male, non riesco a mangiarne più, cioè, più di 2-3,
non ne mangio. Poi ho finito della linea Verso Natura Conad, quindi bio, triangoli di mais al sale marino biologici, non fritti, senza lievito, senza glutine. Questi qua sono buoni, io li inzuppo così nel Philadelphia, me li mangio, ci faccio merenda. Buoni, non costano neanche tanto, ve li consiglio, probabilmente li vado a ricomprare. Poi dovete sapere che siccome appunto la scuola per adesso è finita e inizierà a settembre, io che sono stata tutto l'anno a studiare, perché per chi non lo sapesse faccio le serali, non ho letto nessun libro. Io invece sono una persona che legge 10 libri al mese, io leggo tantissimo. E quindi quest'anno scolastico che è passato io non ho aperto il libro perché dovevo studiare e quindi non avevo il tempo e non avevo la voglia di rimettermi su altri libri nel tempo libero. Quindi mi sono buttata nella lettura quest'estate, un po' perché appunto non studiando perlomeno mantenevo la testa in allenamento e un po' anche perché stando tutto il giorno in casa perché sto poco bene, perlomeno passo il tempo. E quindi ho iniziato e finito i libri che avevo in casa e non ne avevo più, quindi ne ho comprati altri. E ho comprato questo che è l'ultimo libro uscito della serie dei bambini speciali di Miss Peregrine e si chiama La mappa dei giorni, è il quarto libro. E di questi libri qua, di queste serie, vi ho fatto dei video recensione dei libri, casomai vi lascio la playlist tra le schede. E l'ho letto in 2 giorni, mi è piaciuto un sacco, non vedo l'ora di leggere anche il quinto perché ovviamente la storia non è finita. Comunque mi è piaciuto tantissimo e niente, l'ho finito in 2 giorni. Quindi che cosa ho fatto? Ho fatto un ordine online di libri, ho trovato sul sito IBS e sul libraccio degli sconti tipo fino all'80%, erano assolutamente convenientissimi. E io ho acquistato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libri e al prezzo di uno praticamente, perché se calcolate che questo qua costa 18 euro, io ne ho spesi 19-20 per tutti questi libri, quindi alla fine è come se ne avessi comprato uno e perlomeno ho qualcosa da leggere. In realtà sto già iniziando altri, cioè ho già iniziato altri libri di questi. Comunque mi sto perdendo in discorsi assurdi, vabbè, lasciamo perdere. Comunque velocissimissimamente che cosa ho preso? Allora, Emma, questo qua che costa tipo 3,90 euro, in libreria l'ho pagato sui 1 euro e qualcosa, una roba del genere, sempre della stessa casa editrice che sono le edizioni quelle economiche di Newton, e ho preso Le avventure di Peter Pan, così, perché era scontato, ho detto vabbè dai buttiamoci anche questo. Poi ho acquistato questo che è del telefilm che sto guardando e che il telefilm mi piace tantissimo, quindi vediamo un po' com'è questo, ed è Il racconto dell'ancella, questo qua, e esce il secondo libro di questo qua a settembre, ci sarà il seguito, quindi ho detto aspetto un altro pochino per iniziare questo, così lo inizio, lo finisco, compro subito l'altro e lo leggo tutto di seguito. E niente, non vedo questo, non vedo veramente l'ora di leggerlo. Poi ho preso un po' dei libri che erano nella mia wishlist da un po'. Allora, ho preso La donna perfetta, storia di Barbie, questo qua. Poi ho preso La forma dell'acqua, questo è del film, non so se l'avete visto, La forma dell'acqua, il film mi è piaciuto, voglio leggere anche il libro e vedere quali sono le differenze. Di solito prima leggo il libro e poi guardo il film, però a volte capita anche di fare il contrario. Poi ho comprato questo che è un thriller e è Omicidio a Whitehall. Non lo so come si dice. Comunque questo, visto che c'erano molte recensioni positive, l'ho pagato 2 euro, sì mi sembra, e quindi niente, l'ho acquistato. Poi ho preso In viaggio verso me,
non vi sto a dire di cosa parlano perché viene un libro lunghissimo, magari a tutti non interessa leggere. Poi Il gomito di Dorothy Parker, questo era un libro che volevo da tanto, sono varie storie scritte e raccontate da dei tatuatori e è qualche anno che c'ho nella wishlist, però non riuscivo a trovarlo e l'ho trovato anche questo sui 2 euro e l'ho preso. Poi La foresta magica in pericolo. Questo è il secondo volume di un libro che avevo letto da piccola. Il secondo volume però negli anni non sono mai riuscita a trovarlo, mai. Poi a caso ho detto, vabbè, ma mi fa vedere tante volte sul libraccio se ce l'hanno usato. Non l'ho mai trovato usato sul libraccio e invece a questo giro sì. Tra l'altro sembra nuovo, cioè perfetto, in perfette condizioni. So che è un libro da ragazzi perché c'è scritto dai 12 anni, però niente, volevo sapere come andava a finire la storia, quindi l'ho preso tipo, anche qua un euro, una roba del genere. Poi ho preso questo qua che è del film, ma io il film non l'ho visto, Il mistero della casa del tempo. Se avete visto il film fatemi sapere com'è. E poi l'ultimo libro, Patricia Brent Zittella. Fine dei libri. Comunque, allora, su IBS sicuramente non credo, a meno che non riesca a trovare nuovamente degli sconti così forti dell'80%, però comunque se ne riparlerà poi per l'estate che verrà l'anno prossimo, perché tanto io d'inverno con la scuola non leggo e non credo di riacquistare qualcosa, perché io quest'ordine qua l'ho fatto primi di luglio, mi sono arrivati i libri 2 giorni fa, che siamo ai primi di agosto, e quindi anche no. Tra l'altro il pacco è rimasto con scritto in partenza per tipo una settimana, ma questo pacco non partiva, quindi ho mandato un'email e mi hanno detto sì, ci vuole tempo perché bisogna mettere i libri dentro una scatola e poi spedirli, cioè che ci vuole un secondo, e quindi insomma questa cosa non mi è piaciuta molto appunto per le tempistiche, però vabbè, questo è un dettaglio. Comunque questi erano i miei acquisti naturali del mese, i libri non so se sono acquisti naturali, però li ho voluti mettere. Io vi saluto, saluto anche i miei colleghi che partecipano a questa collaborazione, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!